Benvenuti a questo mercoledì 26 ottobre per l'informazione serale di Cosmos TV. Andiamo con la cronaca in primo piano. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno denunciato tre persone per abusivismo edilizio. Ieri, infatti, i militari della stazione di Agropoli, a conclusione delle attività di indagine in un cantiere edile, hanno denunciato un artigiano 56enne del posto per il reato di abusivismo edilizio. L'uomo, proprietario e committente dei lavori, era privo dei titoli di autorizzazione per i lavori legati alla realizzazione di un piazzale in cemento armato di circa 600 metri quadri e di sei pilastri sempre in cemento armato, sormontati da assi di legno per l'intero perimetro. La struttura del valore di circa 100.000 euro è stata sottoposta a sequestro. Ad Ogliastro Cilento, invece, i carabinieri dalla locale stazione hanno denunciato all'autorità giudiziaria due persone del posto per abusi edilizi, responsabili di aver realizzato, in qualità di proprietario e committente dei lavori, alcuni fabbricati, scusatemi, in assenza di titoli autorizzativi. Ci trasferiamo a Sanza. L'ASL ordina ad una allevatrice di abbattere bovini infetti. Il TAR le dà ragione. La sezione salernitana del TAR infatti sospende l'ordinanza che avrebbe fatto abbattere 132 capi. Vediamo di più nel prossimo servizio. Nello scorso mese di agosto, un'ordinanza del direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL Salerno ha ordinato l'abbattimento di 132 bovini di proprietà di un'allevatrice di Sanza, sospettati di aver contratto un'infezione da brucellosi. La titolare dell'allevamento ha presentato ricorso al TAR di Salerno contro l'azienda di Via Nizza e contro il comune di Sanza, nella persona del sindaco Francesco De Mieri, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di abbattimento dei capi e della comunicazione del responsabile dell'unità operativa veterinaria di Sapri. La sezione salernitana del Tribunale Amministrativo Regionale, con un decreto a firma del presidente Francesco Riccio, ha accolto la domanda di misura cautelare presentata dall'allevatrice. Come si legge nel decreto emesso dal TAR di Salerno, ai pregiudizi evidenziati dall'ordinanza di abbattimento può porsi rimedio differendo l'esecuzione dei provvedimenti impugnati a condizione che sia garantita dalla ricorrente un'adeguata situazione di isolamento dei capi bovini, secondo le modalità indicate dall'unità operativa veterinaria di Sapri. La stessa sezione del Tribunale ha fissato per il 9 di novembre prossimo la trattazione collegiale in Camera di Consiglio e ha ordinato al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL di depositare tutti gli atti che hanno condotto all'ordinanza di abbattimento dei bovini. Il TAR di Salerno, con una sentenza firmata dal presidente Francesco Riccio, ha respinto un ricorso proposto dall'ANAS contro il comune di Sanza per l'annullamento di un'ordinanza con cui era stato imposto alla società di provvedere alla rimozione di alcuni rifiuti abbandonati in prossimità del viadotto Acque Vive sulla strada statale 517 Bussentina e alla bonifica dell'area. L'ordinanza risale al 2 maggio scorso, quando il sindaco Francesco De Mieri aveva ordinato all'ANAS di rimuovere e smaltire un cumulo di rifiuti trovati lungo la Bussentina. L'ANAS non ha accolto positivamente l'ordinanza del primo cittadino e ha quindi esperito il ricorso alla TAR richiedendone l'annullamento. La sezione salernitana del Tribunale Amministrativo Regionale ha però respinto il ricorso della società che gestisce la Bussentina, rifacendosi anche al codice della strada, che dispone per gli enti proprietari e concessionari delle strade l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia, ed una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui è soltanto l'ente proprietario gestore della strada che può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia delle strade e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie. L'ANAS, inoltre, è stata condannata dal TAR di Salerno al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Sanza per un totale di 1.000 euro, oltre alle spese accessorie.
E adesso a Buonabità, con un acceso scontro verbale fra due confinanti, è degenerato in una vera e propria rissa sedata dall'intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina. A Buonabitacolo un acceso scontro verbale tra due confinanti è degenerato in una vera e propria rissa, sedata dall'intervento di una pattuglia dei carabinieri giunta prontamente sul posto appena scattato l'allarme. Alla base del diverbio sembrerebbe esserci una questione di cattivi odori. Uno dei due uomini avrebbe infatti palesato più volte malessere per gli odori emanati dal porcile di proprietà del vicino, adiacente alla sua abitazione. La situazione sembrerebbe andata man mano degenerando, e da un acceso scontro verbale si sarebbe passati ben presto alle mani. Sul posto, oltre ai carabinieri e ad una pattuglia della Guardia di Finanza, accorsa per verificare se i suini fossero regolarmente dichiarati e registrati presso il servizio veterinario dell'ASL, sono giunti anche i sanitari del 118. L'associazione Sani organizza per il 28 e il 29 ottobre nella Certosa di San Lorenzo il corso di formazione professionale Mangia Sano e Stai Sano. Più di 30 relatori esperti prenderanno parte all'evento per informare e sensibilizzare su tutti gli aspetti che condizionano la qualità della vita e sul tema della dieta mediterranea come modello alimentare che favorisce la prevenzione di patologie croniche e oncologiche. Nel corso della 2 giorni verranno affrontati temi di attualità per fornire ai partecipanti le migliori evidenze scientifiche, scusatemi, sul ruolo dell'alimentazione riguardo alla prevenzione delle patologie neoplastiche, del reflusso gastroesofageo, della stipsi, delle intolleranze alimentari. La partecipazione al corso è aperta a tutti ed è gratuita. Parliamo ora della Borsa Mediterranea del turismo archeologico da domani a domenica 30 ottobre a Paestum, ma vediamo di più nel prossimo servizio. Ritorno all'appuntamento con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum, un momento ed un evento importante. Importante perché è un'occasione per gli operatori del settore di conoscere le nostre realtà qui della provincia di Salerno ed oltre. Però anche per il pubblico, perché ci sono tanti eventi, incontri, dibattiti di altissimo valore, interesse. Nel tempo stesso continuano i nostri scavi a Paestum, che sono cominciati lunedì, quindi anche una possibilità per chi vuole di seguire in diretta gli scavi, che sono aperti al pubblico, quindi si possono vedere da vicino e si possono anche seguire sui social. L'anno scorso, ad un anno di distanza, la sua incoronazione, la sua nuova nomina all'incarico, volendo tracciare un bilancio, com'è stato quest'anno? È estremamente positivo, abbiamo superato le aspettative, anche le nostre stesse aspettative, sia per quanto riguarda i numeri dei visitatori, gli incassi che sono in crescita, però anche per quanto riguarda la qualità che abbiamo potuto raggiungere, penso alla rassegna estiva con concerti tra i templi, che è stato molto apprezzato dal pubblico, l'abbonamento annuale che abbiamo introdotto, il restauro della sala del tuffatore, nuove ricerche che stiamo avviando insieme alle università e alle associazioni, la mostra Possessione che abbiamo fatto sui trafugamenti e falsi di antichità a Paestum, quindi tante novità sia sul livello della gestione, del management, sia sul livello dell'offerta culturale. La FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, sezione Montesano sulla Marcellana, Vallo di Diano, organizza per sabato 29 ottobre alle ore 16 presso Palazzo Gervasio il convegno dal titolo I talenti delle donne, una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e politico del paese. Per l'occasione verrà inaugurata la nuova sede della sezione FIDAPA. E allieterà l'evento un concerto dell'Orchestra Giovanile dei Fiati dell'Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana e il soprano Martina Bianculli, accompagnata al pianoforte dal maestro Romeo Mario Pepe. Nel corso del convegno saranno offerte al pubblico testimonianze di donne impegnate nelle arti e nell'impresa.
E adesso a Sapri il plesso di Via Kennedy, esempio di edilizia scolastica. Vediamo perché. Il nuovo plesso scolastico di Via Kennedy a Sapri diventa un modello di scuola che ha accolto le sfide della riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio. L'associazione di Legambiente, che per il prossimo 3 novembre ha organizzato presso Palazzo Rospiglioli a Roma il primo forum sull'edilizia scolastica, ha infatti invitato il sindaco della cittadina cilentana proprio per parlare dell'istituto saprese, abbattuto e poi ricostruito e inaugurato lo scorso 19 settembre. Al forum, organizzato anche dall'editoriale La Nuova Ecologia e da Kyoto Club, sono state invitate solamente altre 2 scuole italiane, insieme alla realtà saprese, che sarà dunque presentata all'incontro come un esempio da raccontare per ragionare di futuro in termini di edilizia scolastica sostenibile. Demolire per ricostruire una scuola nuova di qualità. Questo sarà l'argomento su cui andrà a discutere il primo cittadino di Sapri, Giuseppe Del Medico, perché la scelta dell'abbattimento, spiega il sindaco, è stata una scelta progettuale coraggiosa che però ha portato ad un ottimo risultato finale. Un'opera sicura, bellissima e a regola d'arte, di cui tutti siamo fieri. Proprio sui lavori del nuovo istituto di Via Kennedy, però, il gruppo di minoranza Insieme per Sapri, nei giorni scorsi, ha avuto da ridire, denunciando che nei corridoi della scuola fossero presenti delle infiltrazioni d'acqua. Cercasi urgentemente fornitura di ombrelli e stivali di plastica per alunni e insegnanti del nuovo plesso scolastico appena inaugurato. Questo è quanto era stato dichiarato dalla minoranza, secondo cui tali inconvenienti e alcune palesi anomalie di progettazioni avrebbero potuto rendere problematico il percorso didattico in corso e avrebbero messo in evidenza l'approssimazione e la fretta con cui sono stati eseguiti i lavori della struttura, smentendo clamorosamente il sindaco e le sue trionfalistiche esternazioni rispetto a ritrovate capacità di monitoraggio dei lavori pubblici. La nuova scuola è motivo di orgoglio per tutta la città. Questo è stato invece il tranquillo commento del sindaco Giuseppe Del Medico. Mi dispiace che il gruppo di minoranza abbia voluto buttare fango su un buon lavoro, ma la relazione dei tecnici, da me richiesta con urgenza, attesta l'inesistenza di qualsiasi forma di infiltrazione d'acqua e di qualsiasi altra problematica. E a tal proposito, una smentita forte giunse al momento della denuncia anche da parte delle insegnanti della scuola. Domenica 30 ottobre alle 17.30 a Prato Perillo di Teggiano, presso la sala parrocchiale Pier Giorgio Frassati, si terrà una serata di solidarietà per le zone terremotate del centro Italia. Durante l'evento ci sarà l'esibizione del gruppo teatrale Saltimbanchi di Don Bosco, di Polla e dei cori polifonici di Anum e Polimnia. A concludere la serata, coordinata dal giornalista Giuseppe D'Amico, gli interventi della giornalista di Sky TG24, Tonia Castolano, e del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca. Nel corso della serata saranno proposti alcuni brani tratti dagli interventi di Sandro Pertini, pronunciati dopo il terremoto che ha colpito la Campania e la Basilicata il 23 novembre del 1980. E sarà effettuata una raccolta fondi da destinare interamente alle zone terremotate del centro Italia. Ma per saperne di più abbiamo ascoltato proprio il nostro collega, il giornalista Geppino D'Amico. Spieghiamo di che cosa si tratta. Sì, è un'iniziativa di solidarietà per le zone terremotate, voluta da 3 amici che, mentre erano insieme a cena, hanno visto il servizio delle TV nazionali e hanno deciso di fare qualcosa, coinvolgendo, andando, cominciamo col dire chi sono questi 3 amici: Antonio Mea, Luigi Morella e Cono Tropiano. Hanno coinvolto il parroco del Sacro Cuore, Don Salvatore San Severino, quindi il vescovo, e poi hanno coinvolto me, chiedendomi un poco di condurre questa serata, durante la quale appunto sarà fatta una raccolta di fondi. L'appuntamento è per domenica prossima alle 17.30 nel salone della parrocchia del Sacro Cuore, appunto. È una serata composita, cioè varia, perché vede insieme momenti di informazione sulle tematiche del sisma, ma anche un momento musicale con
con la partecipazione di due cori polifonici, il coro polifonico Dianum diretto dal maestro Enrico Coiro e il coro polifonico Polimmania diretto da Anna Maria Torresi. Poi diciamo ci stanno momenti di informazione e sono stati coinvolti in particolare dei tecnici. Abbiamo Bernardino Iurio, che è responsabile regionale della protezione civile, il vice comandante dei Vigili del Fuoco, Luigi Sorgente di Salerno, il geologo Enzo Siervo, l'ingegnere Rosario Soldovieri, il presidente ingegnere Michele Brigante, docente all'Università di Napoli, ma anche presidente dell'Ordine degli Ingegneri. E poi avremo con noi Tonia Cartolano, giornalista ovviamente, non ha bisogno di presentazioni, inviato speciale di Sky TG24, che appunto ha seguito per la sua emittente tutte le varie fasi del post-sisma. E concluderà ovviamente il vescovo della diocesi, Monsignor Antonio De Luca. Appunto, durante la serata sarà fatta questa raccolta di fondi e che saranno poi consegnati tramite il vescovo. Si deciderà poi che cosa fare e come utilizzare questa somma. Anche perché il Vallo di Diano è anche esperto di, purtroppo, di dolori e di tanti sacrifici che sono stati fatti. A 36 anni la ferita ancora è fortemente aperta. Sì, è fortemente aperta, ma queste ferite sono fortemente aperte dovunque si verifica un terremoto. Noi nell'80, i meno giovani, quelli della mia generazione, ricordano che per fortuna non ci sono state vittime nel Vallo di Diano. Però il Vallo è una zona a rischio, non dimentichiamo che 150 anni prima, nel 1857, c'era stato un sisma terribile che interessò la vicina Val d'Agri e il Vallo di Diano. A Polla 867 morti, a Pertusa 150, paesi della Basilicata rasi interamente al suolo. Ecco, quindi questa solidarietà che noi vogliamo dare alle zone terremotate del Lazio, dell'Umbria e delle Marche è, come dire, un qualcosa di ritorno, se mi consenti questo termine. E poi c'è da dire questo, che proprio nei giorni scorsi Sky ha dedicato un ampio servizio al terremoto, a cui ha partecipato proprio la nostra amica e collega Tonia Cartolano, che è andata di nuovo nelle zone terremotate. Dal servizio di Sky sono emersi dei dati che a definire raccapriccianti è poco, se consideriamo per esempio che a 105 anni di distanza dal terremoto di Messina ci sono ancora delle gente che vivono nelle baracche, la stessa cosa per il terremoto del Belice. Tutti quanti ricordiamo, almeno quelli della mia età, che cosa successe nel Belice, l'impegno di un grande sacerdote, Don Antonio Riboldi, che poi diventerà vescovo di Acerra. Ecco, quindi questa parola che troppo spesso non trova posto in certi vocabolari, e il fatto che trova posto nel vocabolario di tre amici di Teggiano, quindi del Vallo di Diano, la dice lunga su quella che è la generosità della nostra terra. E ora è il momento di dare la linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Pioggia alternata schiarite. Vento da libeccio con intensità di 15 km orari. Raffiche fino a 26 km orari. Temperature comprese tra i 15 e i 23 gradi. Non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi, andiamo in conclusione con i numeri ma anche con gli indirizzi per i vostri contatti, li vedete in sovrimpressione in più, l'indirizzo www.cosmostv.it per seguire in streaming su internet la nostra programmazione anche fuori dal raggio d'azione del digitale terrestre numero 648 per la provincia di Salerno. È veramente tutto, l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Buona visione e buona serata a tutti.